Carissimi amici della Pogonotomia, un saluto dalla Turchia ed Antalya, come vi avevo, diciamo, promesso. E proviamo a fare questo video che io non so neanche se riuscirò a caricare, ma insomma lo facciamo. E avete visto dalla foto della presentazione il panorama suggestivo con i prodotti che utilizzerò. E ovviamente tutti i prodotti in questo caso a chilometri zero, in realtà tranne qualcuno che arriva direttamente nel prodotto dietro, insomma. Ciotolina turca bianca che io non avevo ancora di questo colore, eccola qua. Guardate che bei colori, guardate che bei rilievi che aiuteranno il nostro pennello a montare il sapone. Poi, crema Derby, anche qua turca, al mentolo. Ne prendete tutte e tre le qualità: c'è mentolo, c'è naturale e c'è al limone. Questo è mentolo, un po' fresco perché oggi fa caldo, sono 30, 38 gradi più o meno. Poi procediamo con ordini. Qui ovviamente l'ho portato da casa, ecco il Rocknel, un'eccellenza turca. Questa è l'edizione limitata 2018. Ecco qua, Rocknel Elite. Eccolo qua. E poi un pennello che ho acquistato invece qua, il mio mancarella, e il maiale leader turco, un bel maiale di quelli turchi, come si deve. Allora, andiamo subito ecco, no, la metta, sempre dal banchetto Perma Sharp. Queste sono proprio quelle che vendono qua. Allora, andiamo ad armare il nostro Rocknel. Io spero di riuscire a caricarlo sto video perché qui non è che l'internet funziona, ma non è la velocità che ho a casa, chiaramente. Quindi, ecco qua, Perma Sharp. Tanto faccio scorrere l'acqua che si scaldi, perché l'acqua calda è un altro problemino. Fa molto caldo, ma l'acqua ci metto un attimo. Ecco qua. Tanta colla su queste Perma Sharp. Ecco qua. Andiamo a armare il nostro eccezionale Rocknel Elite 2018. Versione limitata 2018. Ecco qua. Rasoio eccezionale. Il numero è il 31, questo qua, numero di serie. Allora, sciacquiamoci il viso un attimo. Mentre l'acqua dovrebbe scaldarsi, lascio scorrere, ma non per sprecarla, perché sennò non si scalda. Ecco qua, Derby mentolo. Andiamo ad aprire la confezione. Ecco qua. E a metterne un po' nella ciotola turca. Direi che basta. Come quantità, no? Che dite? E adesso facciamo lavorare questo maiale. Qui i pennelli sono così, cioè non è che non hanno, come dire, tanti fronzoli, questi sono maiali come li facevano una volta. Questo l'ho soltanto bagnato, non è neanche usato, ma è la prima volta che lo uso. Ovviamente monta la qualsiasi manico in legno, vedete, leader. Un po' d'acqua. Ed ecco che questa Derby mentolo, ma più o meno è mentolo. Diciamo che ha un vago sentore. Montare monta. Perso un pelo, però vabbè, normale, primo utilizzo.
Tanto costo irrisorio questo qua, è proprio che. Eccoci qua. Chiaramente si sente ancora un po' il maiale, qui. Non è ancora morbidissimo, però, oh, monta, eh. Bello fresco, con quei 38 gradi fuori, però non si sentono, perché c'è il mare e poi c'è l'aria e poi è bello tutto quanto, quindi qui sono abituato. Ecco qua, allora iniziamo. Rocknell e Perma Sharp. Praticamente il rasoio che non si trova da nessuna parte in Turchia, però tutto il resto acquistato al banchetto della rasatura che c'è in un viale, perché nei negozi di cosmetica si va di multilama qua, eh. Addirittura ci sono dei modelli multilama che mi pare proprio anche della Derby, credo. Comunque la tendenza non è quella di utilizzare cose di sicurezza. Ecco qua. E beh, il Rocknell, ragazzi, Rocknell, sistemazione di fortuna del telefonino. Il pelo direi che è andato. Il pelo è andato. Bene, adesso sciacquiamo il viso, sciacquiamo il rasoio. E andiamo a insaponare. Ravviviamo il montaggio, comunque è montato bene questa Derby, perché vedete che qua siamo già al secondo giro. Qualche sferzata da questo maiale, è piacevole. Bene, con le mani e andiamo di obliquo e contropelo insieme. Accoppiata Perma Sharp Rocknell. Beh, efficacissimo, eh?
Veniamo in contropelo. Ecco qua. Questo banchetto ha tre tipi di lamette: perma sharp, derby verdi e rapira. E rapira. Un po' il mapping qua, ancora un po'. Perfetto. Un bel BBS turco. Dettagli e fatto. Sciacquiamo con l'acqua fredda e poi andiamo ovviamente di rubarba. Spogliamo. Eh sì, eh. Perfetto, direi, no? Allora, sciacquiamo un attimo gli attrezzi del mestiere. Poterli poi mostrare ancora un attimo. Allora, dopo barba, preso un arco, questo è il Black Edition Aftershave Cologne. Vedete, non è una Cologne, è Aftershave Cologne Black Edition, questo qua. Vediamo un po' qui noir. Non è male. Rispetto a quello normale è più elegante. Bello fresco, bello alcolico. Eccolo qua. Black Edition. Allora, cosa terminata. Iniziamo con cosa? Con l'accoppiata Rocknell 2018 Perma Sharp, beh, accoppiata assolutamente efficace, non ha veramente praticamente dato problemi, insomma, un'accoppiata molto tagliente per Perma Sharp, molto delicato il Rocknell, quindi ottimo risultato. Poi vabbè, qua stiamo parlando di un rasoio eccezionale, cioè, non me lo devo raccontare ancora una volta, cioè. Queste lame sono lame effettivamente molto molto efficaci. Sono lame della Gillette, tra l'altro, vedete? Gillette, per una sciarpa. Sono una roba che è Gillette, quindi sono delle Gillette, a tutti gli effetti. Poi, ciotola turca e pennello turco leader. E beh, qui abbiamo un maiale tradizionale, un maiale ignorante, se vogliamo, maiale di quelli senza lati fronzoli, che però il suo mestiere lo fa. Vedete anche il pelo così, non è molto ordinato, però insomma il suo mestiere l'ha fatto assolutamente bene, ed è piacevole anche il maiale sulla pelle, secondo me.
è un po' da, come dire, da riscoprire. In questo ultimo periodo va molto il sintetico e c'è una riscoperta del tasso che va benissimo, però il maiale non va dimenticato. Questo qua è un maiale classico, anche un manico, se vogliamo, piacevole di questo legno, insomma, che non ha particolari pretese, però insomma, prendendo per quello che costa, assolutamente rivale. La ciotola è molto carina, molto bella. Chiaramente non è ideata per la barba, però si adatta perfettamente perché queste scanalature, queste decorazioni fanno da booster per il pennello, quindi monta molto bene il sapone. Sapone che è il Derby. Anche qua stiamo parlando di un sapone popolare, un sapone dal prezzo molto contenuto, che però avete visto che il suo lavoro lo fa assolutamente bene, monta molto bene e anche come aroma non è male. Io il mentolo ce lo sento non tantissimo, però probabilmente sono io che ho come dire, un olfatto non eccezionale. Mi piace anche questa Arco, che anche qua costa, ripeto, pochissimo. Parliamo di. Io ho pagato 11 lire turche, fate voi il cambio. Cioè, e praticamente una fragranza elegante, non volgare, e non è, come dire, frequente in prodotti dal costo non eccessivo. 200 ml, insomma, importante come volume, promossa. Bene, io vi saluto qua da Antalya e ci vediamo per il prossimo video. Buona vacanza a tutti chi è in vacanza, buon lavoro per chi sta lavorando, ma soprattutto buona barba a tutti per chi si sbarba. Ciao a tutti!